Alle 10:29 minuti in diretta Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Andiamo subito a collegarci con la nostra redazione, perché quando si parla di social, ma non solo, andiamo a salutare Andrea Ferrari. Ciao Andrea. Ciao Fabiana, ciao a tutti. Eccolo, sei pronto? Ti sei messo il papillon in vista di Sanremo? Allora no, però oggi ho la giacca. Hai la giacca? Insomma, chi frequenta la redazione di Bergamo sa che non la metto spessissimo, però oggi volevo presentarmi con la giacchetta per ti hanno obbligato, no? No, per questo appuntamento. Ma che carino! Vabbè, non ti vedo però. Però va bene. Sì, però perché oggi il papillon, dai, dai, il papillon, perché oggi ci sono delle cose interessanti, chiaramente come sempre, tutti i giorni dal mondo dei social. Oggi che cosa ci racconti? Beh, partiamo dalla musica. Hai presente i BTS? Come no? Questa certo boy band sudcoreana è nota in tutto il mondo e spopola sui social, a dire la verità, tutti i giorni. Non forse ai livelli degli One Direction, di cui abbiamo già anche parlato nei precedenti collegamenti, ma siamo lì. Ecco, oggi i BTS sono ancora più commentati e cliccati perché vengono dalla primissima esibizione nello storico programma di MTV Unplugged. Quindi i video poi delle varie interpretazioni hanno raggiunto su YouTube centinaia di migliaia di visualizzazioni, anche milioni per alcune. Hanno fatto anche delle cover dei Coldplay e per questo c'è anche tra gli hashtag più commentati Fix You, oltre a Blue and Grey, che è una canzone dei BTS, o Jungkook, che è uno degli elementi del gruppo. Su Fix You in particolare i commenti sono: beh, un capolavoro, non riesco a smettere di pensare alle armonizzazioni che hanno fatto, oppure alle 9 del mattino sono già in una valle di lacrime, eccetera. Addirittura alle 9 del mattino, chi l'ha scritto questo? Una ragazzina, una fan sfegatata. Speriamo di no. Sarà rimasta sveglia tutta notte per vedere questa perché esibizione. Perché dobbiamo dire, no Andrea, che questo gruppo è giovanissimo, non è solo un fenomeno, diciamo, di moda in questo momento musicale, sono dei ragazzi giovani, è vero, però assolutamente talentuosi, no? Quindi insomma, poi si impegnano moltissimo anche nel sociale, quindi diciamo hanno intorno tutto anche un entourage, sono organizzati veramente benissimo. Sì, sono assolutamente d'accordo, quindi loro veramente stanno spopolando, sono mai diventati famosi, molto famosi anche da noi negli ultimi mesi. È vero. Passiamo invece a Lorenz Ferlinghetti, alla Beat Generation. Certo. Questi due hashtag naturalmente si riferiscono alla morte di Lorenz Ferlinghetti, che aveva 101 anni, poeta fra i massimi esponenti della Beat Generation, appunto. Era peraltro il proprietario dell'iconica libreria di San Francisco. E lo sapevi che aveva anche origini bresciane? No, bresciane no, davvero? Il padre era proprio nato a Brescia, poi spostò negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento, 1896 circa. Pullulano quindi i ricordi con alcune frasi simbolo, fra cui: tutto quello che ho sempre voluto fare era dipingere luce sui muri della vita. Senti che bello. Che bello. Oppure il mantra, che è molto conosciuto: mangia bene, ridi spesso, ama molto. Queste tre frasi molto sintetiche che appunto vanno a riassumere. Guarda, potrebbe essere il titolo del programma, vabbè. Esatto, ma a quest'ora, giusto. Sì. Poi passiamo invece a Sanremo. Hashtag Arisa e Michele Bravi, i due saranno insieme nella serata delle cover settimana prossima, giovedì prossimo per la precisione. È una notizia di poco fa, quindi Arisa non si sapeva poi ancora con chi avrebbe duettato. Ci sarà Michele Bravi, tanti sono contenti per questa scelta, e canteranno, sai che cosa? Che cosa? L'Eterna Quando di Pino Daniele, un monumento della musica italiana. Una canzone bellissima, tra l'altro Arisa ho letto che è vicinissima alle nozze, quindi insomma potrebbe essere veramente, come dire, questo 2021 un anno molto bello, no? Per lei, di svolta, ecco, e diciamo così. Se riuscirà a vincere ancora Sanremo. L'ultimo argomento è Keith Richards, l'hashtag è questo, lo storico naturalmente chitarrista dei Rolling Stones. Ecco, in riferimento, non so se l'hai letto, alle parole di Francesco Sarcina delle Vibrazioni. Sì. Lui in una intervista a FQ Magazine ha detto: ho sniffato le ceneri di mio padre come Keith Richards. Ecco, ha parlato in questa intervista degli anni difficili della sua gioventù fra alcol, droghe pesanti, eccetera. Sì, ho letto che lui ha ringraziato, tra l'altro, insomma, sarà sicuramente un libro interessante, perché poi a volte è un percorso, no, comune a molti artisti, non solo internazionali, ovviamente stranieri, ma anche italiani. Devo dire che Francesco Sarcina poi ne è uscito, ha ringraziato anche
dei colleghi, tra i quali mi pare J-Ax, no? Al quale ha mandato un ringraziamento e che l'ha aiutato. A volte, per fortuna, succede, no? Di avere dei colleghi, diciamo degli amici, che ti tirano fuori da situazioni brutte, no? Importante. Sì, tra l'altro per questa frase non sono ancora riuscito a capire chi sto cercando, ho cercato fino all'ultimo, lo hanno definito per questa cosa in comune con Keith Richards, il Rolling Stone italiano, e quindi insomma un po' di reazioni ci sono state. Noi vogliamo ovviamente bene a Francesco Sarcina, che porta a successo grandissimi pezzi, però penso che neanche questa, cioè lui stesso con questa affermazione non è che abbia avuto proprio lo scopo di paragonarsi in tutto e per tutto. Anche perché Richards, diciamo che sono Keith Richards e da solo, cioè sì. Qualcuno è più critico e dice non sa più che cosa inventarsi Porello, forse in riferimento alla popolarità che comunque ha Francesco Sarcina ancora. E l'ultimo, per chiudere, il più bello: dalle vibrazioni alle cremazioni, un attimo. Beh, è stato un po' macabro, insomma un po' macabro, però sappiamo che il mondo dei social non perdona, e quindi naturalmente chi è nel mondo dello spettacolo sa bene che quando fa delle dichiarazioni si porta dietro poi tutto un mondo di come dire, di consensi, ma anche di critiche, e questo fa parte del gioco, e Sarcina insomma lo sa benissimo. Beh, interessante, perché poi alla fine dei giochi, lo so se hai notato, ma Keith Richards c'è sempre in mezzo. Quest'uomo è veramente incredibile, perché complimenti a Sarcina, ma Keith Richards è sempre lì. Tu parli, non so, di neve, arriva Keith Richards. È un mito, unico. Grazie allora ad Andrea Ferrari. Andrea, noi ci risentiamo poi venerdì, come sempre, per esplorare ancora con te il mondo dei social. Grazie a te, ciao.